Siamo felici di ospitare questo concerto con il maestro Ender Mühle, questo quartetto meraviglioso di oboi, fagotto e clavicembalo. E questa è l'occasione per ribadire che il Museo San Rocco è un oratorio non soltanto delle arti visive, ma è un luogo delle arti, in cui le arti sorelle dialogano tra di loro, si influenzano e crescono l'una ascoltando e guardando l'altra. E speriamo che questo sia veramente l'inizio anche di una presenza della musica sempre più forte e risonante, perché ecco, il San Rocco possa anche attraverso la musica essere un luogo di incontro e di benessere fisico e spirituale. Sono qui, siamo qui per questo concerto aperitivo Bollicine Barocche assieme al maestro Ender Mühle e ai colleghi Claudio Astronio e Maurizio Barigione. È una grande occasione per suonare insieme, ma anche per dare il nostro contributo alla città di Trapani, a questo museo in particolare, dove l'arte e la spiritualità si fondono. E questa musica di Telemann è proprio adatta, perché porta una leggerezza, quindi la spiritualità come gioia, come stare con piacere nel mondo e condividere questo piacere con gli altri. Quindi ancora di più sono contento. Buongiorno, sono Tommaso Ender Mühle, sono venuto qui in questo per la sala per suonare un concerto per domenica mattina alle 12, prima di alcune bollicine per alcuni e una Coca-Cola per altri. Noi facciamo oggi musica di Georg Philipp Telemann, musica molto molto bella, con delle storie dentro che racconterò un poco per non fare solo suoni, e siamo pieni di illusione per fare un bel concerto con un bel pubblico e vederci dopo con un piccolo aperitivo. Grazie a tutti di venire. Beh, come prima cosa che posso dire che sono veramente molto felice di poter suonare in questo ambiente, in questa bellissima sala e soprattutto in questo museo che sta progredendo grazie a moltissimi sforzi e quindi può contenere anche oltre all'arte contemporanea anche la musica, in questo caso la musica barocca. Io ormai, nonostante sia veronese, sono diciamo naturalizzato trapanese, quindi sono molto molto felice di vedere questi progressi e di poter suonare in una sala che tra l'altro ha un'acustica meravigliosa, quindi invito tutti i cittadini a tenere d'occhio questa sala e questo splendido museo anche per la musica. Bentrovati, e siamo qui grazie alla vostra ospitalità per il Conservatorio Antonio Scottino di Trapani. Siamo molto felici perché è una location meravigliosa, un posto dove l'arte regna sovrana e quindi portiamo il nostro tipo di arte, cioè la musica, che è la nostra passione, e cogliamo l'occasione di fare questo gemellaggio di cose meravigliose.